Buongiorno mondo! Io sono ancora con il pigiama di Natale perché gli altri sono tutti a lavare, ne avevo solo questo. E ora andiamo a fare colazione! Questa benedetta cioccolata dell'uovo. Buonissima. Allora, gente, io ho fatto colazione, ora mi trucco un po' e poi mi devo mettere a studiare. Non vedevo l'ora di fare un vlog. Poi alle 3 vado a farmi i capelli dalla mamma e riprendo anche un po' lì. E poi dopo essermi fatta i capelli, sì, vado in palestra. Sì. Perché ieri ho saltato, perché dovevo fare delle cose, quindi stasera mi tocca. Outfit di oggi molto semplice. Questa è la camicetta che avete visto nel video haul, l'ultimo. Allora, ho finito di truccarmi, ovviamente è super semplice perché se stasera vado in palestra non posso andare con il mascherone e quindi una matita nera sia sopra che sotto, un pochino sfumata sopra, le sopracciglia ovviamente un pochino sistemate, un ombretto super nude, ho ordinato su AliExpress, quindi vuol dire questo che mi arriveranno tra un mese, la collana quella che va ora con il fiocchettino nero, e ne ho prese tipo 3 e poi ovviamente quando arrivano ve le faccio vedere. Comunque approfitto per farvi vedere il computer, non ve l'ho mai fatto vedere qui sul canale, è il MacBook, la Marta mi prende in giro perché dico Air. Ho messo la cover, insomma la tastiera rosa, ed è semplicissima, basta che si appoggia sopra proprio per proteggere insomma i tasti, perché insomma sono un po' fissata. Penso che la marca sia Stong, comunque dalle foto non c'era questo stemmino qua perché non è che mi piaccia più di tanto, però alla fine insomma l'importante è che mi protegga la tastiera. Mentre il computer poi insomma è grigio ovviamente normale e sopra ci ho messo la cover rosa, ovviamente tutto in pandan. La borsa per ora ho questa qui verde bruttina che usavo per l'altro computer, comunque è molto utile perché qui davanti c'è una tasca dove io ci metto questa pochettina qui con scritto Love Makeup, dove all'interno ci tengo la SD di questa telecamera e la chiavetta, così ho sempre tutto dietro e non sparso. Poi qui c'è l'hard disk, questo qua è da 1 tera, veramente gigante praticamente, che ho pagato 80 euro alla MediaWorld. Poi ho il fantastico mouse che io uso pochissimo perché mi sono abituata a non usarlo, ed è questo qua fucsia con i brillantini, non mi ricordo dove l'ho acquistato perché ce l'ho da tantissimo tempo. Il caricabatterie, che l'unica sua pecca è che è a calamita e quindi quando magari ti muovi, che stai a letto, ti vuoi rigirare, si stacca. E poi tengo le cuffiette, che ora levo perché se no in palestra non le ho. Poi vi volevo dire, feci qualche giorno fa una live su Instagram, la prima live. Il pomeriggio insomma c'era anche Andrea, quindi l'ho fatta anche insieme a lui. E la sera mi dovevo preparare, insomma era sabato sera, l'ho fatta mentre mi preparavo. Quindi vi volevo chiedere se vi ha fatto insomma piacere, se vi è piaciuta, ovviamente anche per chi è iscritto solo su YouTube, insomma passate anche su Instagram. E niente, a me mi è piaciuta tantissimo, anche perché quando mi trucco invece di mettere la musica metto la live, quindi mi fate ancora più compagnia. Vado giù a prendere i libri per studiare, per ripassare un pochino. Per sclerare perché non ne posso più, non vedo l'ora di essere all'esame, di finirlo, anzi
che siano le 6, che sono uscita da scuola, veramente non vedo l'ora. Che poi sapete quando, che ne so, state studiando, dovete studiare e qualsiasi cosa che vedete intorno vi distrae. Sarò arrivata anche a giocare con un pennello. Io volevo far vedere il pacchettino che mi è arrivato da Passione Unghie. Ho preso questa polvere olografica, che avete visto anche nelle foto di Instagram, mentre queste tre sono polveri arcobaleno, questa qui sul nero, sul grigio e sul rosa. Ovviamente devo fare prove su prove perché non è semplice ovviamente alla prima passata. Questo qua è l'effetto specchio argento su rosa color carne, questo qui sul nero, mentre questi due sono effetto specchio rosso sul nero e sul rosso, mentre questo e questo effetto specchio oro su nero e su bianco. Poi come colori ho preso anche questo viola con i brillantini che si chiama Tokyo, questo qua che è un viola lilla che si chiama Orchidea. Infine ho preso questo qua che si chiama Titanium ed è molto bello, questo argento, cioè che spacca veramente tanto, è proprio bello. E poi questo beige che si chiama Baileys con i glitter dentro che si vedono alla luce, molto molto bello. Comunque questo qua forse si vede meglio, è la polvere olografica. Questi qui sono gli arcobaleno che riprendono ovviamente il colore sotto. Quindi vi parlo da qua perché è l'unico posto in cui c'è luce naturale ed è illuminato. Mi piace tantissimo la roba di Passione Unghie. Ovviamente non ci sono solo i colori, ma ci sono anche altre cose che non vi ho fatto vedere, comunque come costruttori, primer, questa roba qua. Sono morta, sto facendo il su e giù dalle scale e dovrei dimagrire grazie a questo, invece no. Certo, però se fai le scale con un pezzo di cioccolato in mano serve a poco. Ora mi rimetto a studiare un pochino la tesina. Allora, sto preparando la roba per la palestra e oggi voglio usare questa borsina qua maculata. Ci metto la scheda, ci metto anche le cuffiette, questo qua che sarebbe per l'armadietto. Voglio mettere anche la telecamera, visto che ora vado via, non la voglio lasciare dentro gli spogliatoi e quindi la metto qui dentro, così sono sicura di averla sempre con me. Ciao Whisky! Ciao amore! Guarda! Ciao! Ciao piccolino! Stai qui al sole? Allora ragazzi, ora si parte, si va dalla mamma in negozio. Benvenuti in Fantasy Air! Abbiamo la Pink Lady! La mammina gli fa il lavaggino! Giulia, come li vuoi i capelli oggi? Allora, cosa propone la casa? Liscia sei sempre! Guardi, si fa il twist, che è nuovo, l'ho vista alla sfilata a Roma. Vabbè. Il twist? Il twist, asciugatura mossa spettinata. Si chiama twist! Twist! Ma... Vale. Che state facendo? Si sta preparando un bel colore con questa bella signora. Fantasy Air. Venga, venga. Il twist. Il twist. Voilà. Wow, che vamp!
poi ovviamente mi si dà un po' di gocce. È rimasta soddisfatta Pink Lady? Yes. Bellino perché comunque sembrano da spiaggia, non è il solito boccolo che non piace più adesso col ferro. C'è un po' un liscio spettinato. Un saluto da Fantasiae. Ciao! Ciao! Arrivati in palestra. Saluta! Allora, sono uscita ora dalla palestra e vado a casa, anche perché sono quasi le 7. Sto riprendendo con il telefono perché la telecamera era scarica e quindi spero che vediate nello stesso modo. Arrivata a casa, ora faccio Carlita Dolce Style. Molto. Ho sempre voluto diventare mamma, ma non sapevo se potevo avere figli. I medici non si sbilanciavano. La preoccupazione. Questo è Bonnie Bizzarro. Ci abbiamo fame. Volevamo fare il frullato di banana, però la banana non c'è. Quindi stiamo facendo solo latte e cacao. Occhi rossi. C'hai tu? Sì. Buon appetito. Ora stiamo un po' a vedere la televisione e poi dormiamo. C'è lui a casa sua. Oh signore, gli vedo già la buonanotte. Mandiamo un grosso bacione. E buonanotte. Buonanotte.